Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo su Forum 2021. Io sono Donofrio. Oggi ci troviamo qui perché iniziamo una nuova avventura, una carriera su Formula 1 2021. Come potete vedere, ho già fatto il team, il pilota e tutto per velocizzare appunto il fatto di oggi già portare la prima gara di campionato. Questo siamo noi, come possiamo vedere, Giovanni Donofrio, italiano numero 65. Ho scelto la McLaren, quarta forza in campionato. Bellino, bellino. Niente, detto questo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cominciamo. Ragazzi, eccoci qua in gara. Qua in Bahrain partiamo quinti, in alto dovreste vedere il giro da qualche parte, lo dovrei aver messo da qualche parte in sovrapposizione adesso allo schermo, quindi dovreste vedere il mio giro di qualifica. Alla fine un buon giro, non malissimo, si può fare di meglio, sono arrivato anche largo in una curva e purtroppo però questo è quanto. Partiamo quinti, non partiamo neanche troppo avanti, vediamo un po' cosa riusciamo a fare, insomma, perché non è per niente facile. Ne ho paura adesso nelle staccate in gara, perché quando, soprattutto quando devi sorpassare, devi cercare di ritardare la staccata. Io non le so benissimo le staccate, potrei fare tanta fatica. Forse un po' valzata la difficoltà, ma neanche troppo. Allora, potremmo noi, in realtà io vorrei fare una strategia inversa. No, non posso perché mi sono qualificato con queste gomme e siamo nei primi 10. Togliamo un po' di benzina, che è troppa chiaramente. Troppa benzina, no, 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 troppa benzina. Controllatina, le pressioni gomme perfette, quindi che dire. Scusate, partiamo per la gara. No, non c'è nient'altro da fare. Vado subito dietro Red Bull e Mercedes. Tutte le volte sto davanti con Hamilton, mi lasciano una corsia esterna, io mi ci infilo, ma arrivo un attimo largo. Oh, attenzione qua tra le due Mercedes. Vengo tirato da Hamilton. Buona, buona partenza anche Gasly, che si ritrova là dietro. Qua chiudiamo Bottas. E allora adesso a caccia di Hamilton e di Perez. Perez, un'ottima partenza. Qua, vabbè, qua va forte. Vinto con la Racing Point. Era Sakir breve, però siamo lì lì. Guarda che quest'anno l'hanno messa Sakir breve. Vediamo un po' di recuperare Hamilton e Perez. Non sarà facile. Perché vanno forti. Chiaramente sì, l'IA è basso, è al 90, però io sto già in elite, di solito non gioco in elite. Sicuramente più avanti alzeremo, perché più avanti vado più dovrei saper guidare in elite, quindi poi va alzata la difficoltà, visto che io di solito gioco a 105-110 e ultimamente gioco a 110 nei Grand Prix. Faccio anche una 100-100 con l'Aston Martin in mezzo, 110. Sono vicino ad Hamilton, Hamilton, vediamo cosa copre. Copre l'interno, vado all'esterno. Staccatona di Hamilton, che mantiene al secondo posto. Ma non demordiamo, c'è ancora quest'altro rettilineo. Ancora Hamilton che protegge l'interno. Stavolta la staccatona la butto, forse l'ho chiuso troppo quasi. Comunque prendiamo la posizione di cattiveria. Good job, nice Ah, overtake. largo qua, attenzione, perché sto facendo scappare via Perez. Hamilton non è proprio felice. Ma io me ne frego. Vado a caccia di Sergio Perez. Checo Perez. E vediamo, vediamo. Largo, attenzione. Qua la curva a gomito. Una curva comunque molto impegnativa. Bahrain è una pista che comunque conosco abbastanza bene, quindi non è neanche troppo difficile. Attenzione,
pressione un po' largo. Mi va un po' alzata la difficoltà, mi va un po' alzata. Ricciardo che è un bagar con una Ferrari. Credo sia Leclerc, ma poi non ne sono sicuro. Tanto siamo a caccia di Perez adesso. Dovremmo poter utilizzare l'ala. Infatti DRS è disponibile. E vediamo cosa riusciamo a fare. Già adesso posso utilizzare l'ala. Spalanco l'ala, prendo tutta la scia del Checo Perez. Mi avvicino tanto qua. Vediamo. Cosa riesco a fare? Protegge bene l'esterno e l'interno. Non ci dà possibilità di provare il sorpasso al lato. Uscire bene qua. Ora, perché qui è un punto di sorpasso. Forse dobbiamo temporeggiare ad arrivare al rettilineo principale. Vediamo. Riesco a farla in piena sta curva, tanto sotto sterzo non è proprio il massimo. Vediamo, sono vicino. Non ho neanche qualcosa con la scia. Tanto mi stacca un po'. Non ha più la mobile con me. Perez esce meglio, ma spalanco l'ala. Tutta la scia. Oh mamma mia, quasi a contatto con Checo Perez. Si difende bene. Oh, errore qua, perde un po' il posteriore Perez. Stavolta mi prendo l'interno. Di cattiveria. Stacca presto, forse prova l'incrocio. E alla fine si deve accodare. Checo Perez. Un po' largo qua. Attenzione, non ho più il punto di riferimento davanti. Un po' più dura. Infatti mi sta recuperando Perez, sta recuperando anche Hamilton. Questo è il punto di riferimento, è un po' dura. Vediamo. Una volta largo anche qua. Ancora una volta largo. Vedete, non riesco bene a... Conosco bene le traiettorie. Quando c'hai un'auto davanti è molto più facile. Questo Perez molto probabilmente ci sorpasserà. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Apre l'ala, prende tutta la scia. Checo Perez. Box. We're coming in this lap. Chiamano i box. Quanto Perez arriva. Di quello di cattiveria all'interno. Lui si prende l'esterno. Ma poi attenzione, anche Hamilton si unisce alla lotta. Attenzione anche ad Hamilton, Perez che si difende. Dovrà comunque l'ala per ricollarsi alla McLaren. Una difesa molto aggressiva la nostra, per evitare il sorpasso. Per evitare non so come dire, insomma, per ostacolare Perez, per farsi sorpassare. Il primo posto. Cioè Perez non ha l'ala mobile. Non ha la mobile in questo rettilineo. Allora vediamo. Sono troppo veloce chiaramente, se vedi dove è Ricciardo. Quindi va alzato a 95, addirittura a 100. La difficoltà anche così. È largo. Però non so dove prendere. Poi l'ha visto anche la prossima GP, che Bahrain la conosco bene. Sommato anche io non la conosco bene, ma Rain proprio l'ho già fatta anche in elite più volte. Ok, we can take you this lap. Non so neanche dove. Ho preso 5 secondi.
Mannaggia, oh mannaggia. Non sono abituato ai box. Vabbè. Per 4 km orari, porca vacca. Go, go, go. Non è proprio l'ideale. Vabbè, vediamo adesso cosa riusciamo a fare. Che mi comando per scontare i 5 secondi e andare ai box un'altra volta, che non è proprio l'ideale. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Come la staccata per non farci sorpassare da Mazepin, che però ha le gomme calde e invece ce le ho fredde le gomme gialle. Però ce le abbiamo in accelerazione. Questo motore Mercedes funziona molto bene. Adesso andiamo a caccia di Mick Schumacher. Devo subito sbarazzarmi del traffico. Oh mamma mia, no 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 no. Oh mamma mia, che rischio. Che rischio, signori e signori. Sono andato largo, un rischio enorme, anche adesso. Darmi una calmata, sto perdendo tanto, tanto, tanto tempo. Perez mi finirà sicuramente davanti. Devo ingranare la marcia almeno in questo ultimo settore. Perez che continua, questo è un bene per noi. Oh mamma mia, Schumacher, attenzione. Visto che ballava un po'. Daniel's in for his stop. Tanto Latifi e Giovinazzi se le danno, devo passarli entrambi a qua. Passarli entrambi adesso. Sono le due by box, devo passare Giovinazzi, quasi lo prendo. Passo Giovinazzi, vado all'esterno di Latifi. Grande motore Mercedes. Stringo la traiettoria. Mi porto a casa alla nona posizione. Con Ricciardo che mi esce dietro. Latifi ci vuole provare di nuovo però qua. Prende tutta la scia Latifi. Gli concede l'interno che non se lo prende poi Latifi alla fine. Allora sale, nona posizione. Gap to car in front is 5. Attenzione ai box Perez, ai box tutti. Vediamo Fuxia nell'ultimo settore. Non so se basterà. Passiamo davanti a Perez. Perez che esce ora dai box. Devo guadagnare 5 secondi. No, gap to teammate behind is 9.5 seconds. L'errore, quello combinato ai box, largo qui ancora. Allora io credo che venga a far passare Perez e seguirlo. Tanto Perez mi passerà sicuro. Con la penalità non riesco ad andarmene, visto che faccio fatica ancora in elite con le traiettorie. Vedete, Perez mi è incollato adesso. Oh, errore con quella marcia. Sembra averne di più ora Perez. In gara non sembrava averne così tanto di più, adesso tanto tanto di più ne ho. Dai, qua pure non può tagliare. Sto facendo fatica. Errore, Perez si è incollato. Adesso potrà utilizzare la mobile. Ma non sto lottando con Perez, ma con Bottas, quindi devo soltanto cercare di tenere quel distacco sopra i 5 secondi. In questo momento non ci sto riuscendo. Quello è il mio obiettivo. Ora Perez potrebbe però rompere tanto, caso perché stavo gestendo bene. 1.5, 1.7, 1.9 su Perez, un altro errore ora. E adesso Perez mi è incollato. Bottas sta tornando su da me. Ogni a 3 decimi, 4 ora. E là, lo vedo. Lo vedo Bottas, quindi adesso devo spingere. Anche perché ho Perez incollato.
mi disegna bene gli scarichi della macchina. Non credo che lo ostacolerò perché perderei solo altro tempo. Però farò di tutto per non farmi sorpassare. Non dargli la possibilità di sorpassarmi piuttosto, perché se c'è la possibilità mi passa e basta, senza perdere ulteriore tempo. Ma se non avrà la possibilità, come? Adesso forse è troppo lontano. This is your final lap. Final lap of the race. Sto recuperando anche il gap su Bottas. Di nuovo a 5 secondi. You've lost some time to the car behind. 5-0, 4-9 di nuovo. L'ultimo giro e devo spingere. Per prendermi questo secondo posto. Errore. Potrebbe costarmi secondo posto questo errore. Quattro e otto di nuovo. Le migliori di due decimi, il mio best. Ok, mancano un rettilineo e un'altra metà rettilineo. Un altro quarto, diciamo. Forse meglio. 5-2, gli stacco. La curva mi stacca da un secondo posto. Un buon secondo posto. Tra l'altro mi porta a casa anche il giro veloce. Great drive. We're really happy with that performance. Secondo. GG. Un buon gran premio. Driver of the day Donofrio. No, una bella vittoria, soddisfazione. Vittoria per la scuderia di Milton Keynes dopo una performance Milton di qualità. Keynes. Dunque, vabbè, c'è il podio, ma non so. La Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati bella gara. Quindi siamo secondi nei piloti, terzi nei costruttori, questo credo sia abbastanza chiaro. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Sergio Perez conquista la posizione di vertice nella classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Direi la donna della pioggia. Ha dimostrato la donna della pioggia, ma no, la donna della pioggia. Vetture. Maturità e pazienza nelle situazioni difficili. E devo passiamo ai costruttori. La Red Bull sale al primo posto in classifica. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Ricciardo non ha fatto proprio un bel Gran Premio. Vabbè ragazzi, niente, detto questo io direi che questo episodio della carriera della Formula 1, la Formula 1 2021 con la McLaren può concludersi qua. Io spero che vi piaccia e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.